arrivato, ragazzi, è arrivato finalmente il momento di passare di livello su questo canale. Questo sarà l'ultimo video di questo canale che vedrete registrato con la mia vecchia Reflex 550D, perché in questo video faremo l'unboxing della mia prossima videocamera. Questo infatti sarà l'unboxing della mia prossima videocamera di questo canale, la Panasonic Lumix DC-GH5 4K 60 fps, con anche un obiettivo, il Panasonic Lumix G42.5 mm con apertura focale da 1.7. Inoltre vedremo anche le specifiche tecniche di questa mirrorless, che non è una reflex, e ovviamente farò anche qualche video con questa videocamera che metterò nel corso del video, quindi alcune parti dell'unboxing saranno registrate con la 550D, altre parti del video dopo l'unboxing saranno registrate con questa, e farò un po' di un miscuglio generale. Quindi iniziamo subito con l'unboxing. Prima cosa, tagliamo questo sigillo da un lato e dall'altro. Ok, a questo punto apriamo la scatola e vediamo un po' alcuni accessori opzionali che non sono inclusi nella confezione. Come accessori opzionali ci sono ad esempio microfoni ufficiali della Panasonic, a quanto pare, microfoni a fucile in stereo e un caricabatterie. Accessori opzionali sono, e altre varie caratteristiche, flash esterni che a me non interessano perché io principalmente farò video come ho sempre fatto. Quindi a questo punto rotiamo la scatola e solleviamo questa copertura per rivelare dei manuali, dei libretti con alcune informazioni, dichiarazione di conformità, ok, l'aggiornamento del firmware GH5. Tra l'altro, preciso anche una cosa, questa qui è la mia prima mirrorless, non ho mai usato una mirrorless prima da adesso, ho sempre avuto questa Reflex con quale sto registrando in questo momento, e inoltre non ho usato mai la Lumix GH4, quindi questa è una telecamera completamente nuova per me. Qui abbiamo un grosso manuale di istruzioni per tutte le varie funzionalità di questa telecamera, che sono non poche. Poi cos'altro abbiamo nel secondo reparto, secondo piano, continuando a scendere, abbiamo dentro questa scatola, dentro questa busta, il corpo della mirrorless, che la cercherò di estrarre in maniera molta attenzione. Adesso la vedremo. Qui abbiamo la mirrorless, qua abbiamo la cinghia che serve per poterla poi portare al collo. Devo vedere, c'è la scritta Lumix GH5, un po' come la cinghia della mia Reflex, della mia Canon, che c'è scritto però EOS Digital, Canon EOS Digital, che è quella che appunto ho usato in questi 6 anni. Andando avanti troviamo, ok, caricabatterie ovviamente, con un cavetto USB, da USB-C e USB 3.0, che servirà per collegare la mirrorless al PC. E inoltre questa mirrorless ha anche il wifi e il bluetooth, e quindi mi consentirà di utilizzarla anche col telefono. Quindi vedremo poi un'applicazione della Panasonic che serve per poterla gestire a distanza. Qua c'è il cavetto per collegare il caricabatterie alla presa elettrica, e qui abbiamo non so cosa, sinceramente non so cosa sia, poi vediamo dopo. E qui la batteria,
sperando che la batteria abbia un po' di carica. Adesso anche accenderemo la mirrorless. Ok, adesso sbustiamo la mirrorless. Eccola qui. Questo è un pochettino un piccolo Inception. Ok, mettiamo a fuoco. E tra un po' non avrò più bisogno di mettere a fuoco in questo modo. Perché questa di qui, infatti, ha l'autofocus continuo. Adesso vediamo ovviamente più da vicino questa telecamera. Ovviamente anche accendendola. Lo schermino ribaltabile è una delle caratteristiche principali che mi interessa in maniera molto particolare. E poi abbiamo moltissime altre caratteristiche. Adesso la vediamo più nel dettaglio con l'obiettivo. L'obiettivo che è un Panasonic Lumix G42.5, apertura focale 1.7 con tecnologia OIS, che sarebbe appunto la tecnologia di stabilizzazione dell'immagine, sensore e anche lenti. Che è molto molto buona. Ho visto dei video su YouTube, dei video di test di questo stabilizzatore ed è fenomenale, quasi quanto un gimbal. Ovviamente non è preciso quanto un gimbal, però è molto molto buono. Ok, avevo già rotto il sigillo prima di fare il video. E qui abbiamo il nostro obiettivo. Abbiamo un piccolo paraluce che serve appunto per bloccare eventuali ombre del sole se si gira all'aperto. Qui abbiamo l'obiettivo in sé, questa busta dentro busta. Ok, abbiamo questo obiettivo qui, che è il nostro 42 mm. Nell'attesa dell'adattatore per poter adattare i miei obiettivi Canon al corpo della Panasonic GH5, utilizzerò questo obiettivo qui. Quindi i prossimi video immediati che farò con la GH5 saranno tutti fatti con questo obiettivo qui, col 42 mm. Poi abbiamo una borsetta per poter conservare l'obiettivo e un mini libretto di istruzioni, credo, che mostra alcune informazioni che a me ovviamente non interessano perché è un semplice obiettivo che istruzioni possiamo avere, come impostare il diaframma. Comunque sia, è un obiettivo a zoom fisso, quindi come il 50 mm. La messa a fuoco di questo obiettivo va da 0,3 metri fino all'infinito. Qui abbiamo l'attacco Panasonic da un lato e dall'altro lato abbiamo ovviamente la lente. Adesso lo montiamo nella GH5 e vediamo com'è insieme al corpo della mirrorless. Ok, come prima cosa togliamo il coperchio sia dell'obiettivo che della mirrorless. Quindi togliamo questo. Esattamente come nella Canon 550D, abbiniamo il puntino rosso a quello sulla telecamera e la avvitiamo in questo modo. Come vedete, già ha preso una forma. Qui abbiamo questo obiettivo. Adesso un po' di specifiche tecniche di questa telecamera prima di procedere. Come sensore, ha un sensore M4 terzi che è discreto, non è ovviamente ottimo quanto un full frame per quanto riguarda la luce, però è un sensore abbastanza buono. Inoltre, questa fotocamera ha qualcosa che manca alla 550D: a parte lo schermino ribaltabile, ha anche l'autofocus continuo durante la registrazione. Da quanto ho capito, questo autofocus continuo all'inizio, quando è uscita a gennaio 2017, era non granché, però l'hanno sistemato con gli aggiornamenti del firmware. Adesso, quando l'accenderò, vedremo se il firmware è già stato aggiornato, oppure se devo aggiornarlo io.
Inoltre, non so se con la mia scheda SD attuale da 32 GB riuscirò a fare dei video in 4K a 60 fps, quindi almeno nei primi tempi non farò video con questa qualità, finché ovviamente non avrò una scheda SD decente. Adesso vediamo anche un po' di caratteristiche esterne prima di passare a dei dettagli interni quando poi metterò la batteria. Nella parte superiore della telecamera deve vedere che abbiamo queste due ghiere. Questa a sinistra sono le diverse modalità di scatto, mentre questa a destra sono le diverse modalità per la registrazione video effettiva. Quindi abbiamo la modalità programmata, manuale come qualunque reflex e mirrorless, abbiamo anche la modalità manuale per quanto riguarda... Scusate, l'ho bloccato. Per quanto riguarda la registrazione video. Abbiamo poi tre custom, custom 1, custom 2 e custom 3. Questi custom servono per avere delle modalità customizzate quando poi andremo ad impostarle dalle opzioni. E credetemi, questa telecamera qui ha tantissime funzionalità e tantissime impostazioni, quindi la Panasonic ha fatto un ottimo lavoro con il sistema di questa telecamera. Inoltre hanno spostato il tasto di registrazione da qui dietro a qui sopra. E questa è una cosa che non è piaciuta a molti, però io non ci faccio tanta impressione, anche perché ho avuto modo di provare alcune Nikon 3400, 3500 che hanno il pulsante pure qui in alto e non mi dà tanti problemi. Inoltre questa telecamera qui ha anche il viewfinder, il mirino, questo di qui, elettronico. Cosa significa? Significa che se io ad esempio tolgo il copriobiettivo e guardo di qua con la telecamera spenta, non vedrò nulla, a differenza della 550D che comunque anche senza accenderla si riesce a vedere attraverso l'obiettivo. E questo fa sì che appunto sia una risoluzione migliore anche nel mirino. Credo che ce l'abbia elettronico anche la GH4, non ne sono sicuro, non avendola mai provata. Poi che altro dire esternamente? Ah sì, abbiamo come interfacce, abbiamo intanto il jack del microfono qua sopra in alto, poi abbiamo il jack per le cuffie o comunque per collegare un output audio per monitorare l'audio registrato con questa mirrorless e poi sempre parlando di connessioni abbiamo, quando riesco ad aprirlo, un connettore HDMI di tipo A intero e questa è una cosa fantastica perché ad esempio potrei collegarla così com'è senza bisogno di avere dei cavetti come la 550D che usa l'HDMI quello piccolo, posso collegarla così com'è direttamente alla mia scheda di cattura sul PC e registrare in tempo reale quello che si vede dalla telecamera, anche i menu stessi volendo. È fantastico ragazzi, veramente eccezionale. Inoltre, sul lato destro abbiamo due slot per le schede SD, esatto, due slot. Questo ci consente appunto di avere quindi un tempo di cattura video praticamente illimitato, perché si può switchare da una all'altra, cambiare schede SD in continuazione mentre l'altra non è in uso e quindi teoricamente registrare all'infinito. La batteria va inserita nella parte sottostante, quindi adesso inseriamo la batteria, vediamo se c'è un po' di carica. Si apre così, open. Ok, open, si apre così e si inserisce la batteria. Vediamo se c'è già un po' di carica, così posso farvi vedere un po' com'è l'interfaccia. Ah, inoltre lo schermino questo ribaltabile è anche touch, quindi ci permette di poterlo utilizzare anche via touch quando la telecamera è davanti a noi. Accendiamo la mirrorless. Ok. Come prima cosa ci farà impostare la lingua. Quindi impostiamo la lingua. Ok. Mettiamolo in italiano. Impostare l'orologio. Vediamo che ore sono. Sono le 18.
Come si imposta qui? Ah, ok, si usa il touchscreen per modificare i valori. Ok, quindi 18. E 49. Facciamo 50. E oggi è 29 dicembre 2017. Oggi è il giorno in cui registro il video, poi non so quando caricherò il video, quindi oggi è 19 dicembre. 29 dicembre, scusate. Ok, a questo punto impostiamolo. Completato, ok. Impostiamo l'area di origine. Ok. ROM GMT più 1, ok, il fuso orario. Ok, non c'è nessuna scheda SD inserita, quindi non è ovvio che darà questo problema. Adesso possiamo dare un'occhiata veloce ai menu. Possiamo vedere intanto che come da esposizione possiamo avere quella programmata, possiamo avere anche l'esposizione automatica, che è quella che preferisco. Abilitare l'anamorfico se abbiamo un filtro anamorfico è molto utile, quindi però lasciamolo su off e poi vediamo più avanti. Il waveform è una funzione molto interessante, molto utile, però purtroppo è molto invasiva, infatti si vede in modo esagerato secondo me sul live view, quindi lasciamolo perdere per in questo momento. La transizione fuoco è una modalità che utilizzerò tantissimo e il ritaglio 4K lo teniamo disabilitato. Ok, a questo punto ci possiamo spostare sulla seconda sezione in cui possiamo vedere il formato di registrazione, possiamo scegliere tra MP4, AVC HD, MOV e tutto il resto. Io solitamente ho sempre registrato in MOV con le reflex, con la reflex, però posso anche registrare in MP4 e l'EPCM, però lo lascio in MOV che è il formato con cui sono abituato. Ok, come qualità di registrazione possiamo scegliere tra il 4K a 50 fps, 4K a 25 fps, 4K a 25 fps, 1080 a 50. Questo qua sarebbe il 4K a 60 fps e 50p. Il motivo per cui dice 50p eccetera è perché non ho impostato la regione del video, se PAL o NTSC, quindi il formato in questo momento è un formato NTSC, penso, in cui non c'è il 60 fps, 60p. Comunque sia, la tengo in 4K a 25. L'autofocus continuo lo teniamo abilitato. L'autofocus lasciamo su autofocus singolo. E poi tantissimi altre impostazioni. Vedete, sono tantissime impostazioni qua. Una cosa che è importante da modificare è nelle impostazioni. Su obiettivo altro penso sia abilitare il pattern zebra. Questo di qua ci mostra nella live view se delle zone sono sovraesposte. È una funzione molto utile che ho sempre utilizzato nella reflex, da quando ho messo il Magic Lantern, perché di suo non ce l'ha. Come vedete sono poi tantissime tantissime impostazioni. Questo è un video registrato con la Panasonic Lumix GH5. Potete vedere la messa a fuoco automatica riesce a tracciare il mio volto. Ovviamente non è molto veloce, come infatti già sapevo da molti video su YouTube, però fa il suo lavoro. C'è tuttavia un metodo molto più facile per poter mettere a fuoco e anche migliore rispetto all'autofocus che traccia il volto, come quello che sto usando in questo momento. Infatti, come si può vedere, la messa a fuoco ad area è molto più veloce rispetto alla messa a fuoco automatica del tracking della faccia. Se io adesso mi avvicino alla mirrorless, dovrebbe continuare a mettermi a fuoco, come infatti sembra che stia facendo. Se io mi allontano, dovrebbe continuare a mantenere un focus sul mio volto, anche se in questo momento è più o meno sfocato. Ok, adesso va molto meglio. Come potete vedere,
L'autofocus della Jack 5 è ancora un po' da migliorare, tuttavia la Panasonic sta cercando di risolvere questi problemi con diversi aggiornamenti del firmware. Ho appena aggiornato il firmware della Jack 5 alla versione 2.2, che è l'ultima aggiornata a dicembre 2017. Quindi penso che l'anno prossimo dovrebbero rilasciare finalmente un firmware decente che riesca a migliorare e risolvere, speriamo, una volta per tutte questo problema, perché è appunto un problema software. Chiaramente poi dipende anche dalle lenti che si utilizzano. Ovviamente io sto utilizzando un 42,5 mm in questo momento e quindi sono più o meno vincolato a questa distanza per un'inquadratura decente, e il fatto di potermi finalmente vedere sullo schermino ribaltabile è qualcosa di fantastico. Ovviamente riesco a capire dove sono, riesco a capire cosa sta riprendendo la telecamera, e sinceramente questo dello schermino ribaltabile era una cosa che mi mancava tantissimo e che non vedevo praticamente dal periodo in cui avevo la Sony Handycam nel 2008-2009. Quindi è qualcosa di fantastico vederlo finalmente di nuovo, bellissimo. Inoltre tutti questi video li sto registrando in 4K in 25p. Perché ancora la telecamera non l'ho configurata per i 60 fps in 4K, però comunque è possibile registrare in 60 fps in 4K con questa telecamera tranquillamente. Non so se riuscirò a registrare in 4K a 60 fps con questa scheda SD, però comunque il 4K 25p sembra reggere tranquillamente. Allora, a quanto pare riesco a registrare il 4K a 60 fps o 50p con questa scheda SD, tuttavia i file occupano il doppio dello spazio del 4K 25p ed il quadruplo dello spazio dei video registrati in 1080 a 60p. Di conseguenza, penso che registrerò la maggior parte dei video in 1080p a 60 fps. Qualcosina in 4K 25p e basta così. Almeno finché non avrò delle schede SD da 128 GB che mi consentiranno appunto di avere più memoria all'interno della telecamera mentre registro. Questo qui di conseguenza è un video registrato in 1080p a 60 fps, per farvi vedere più o meno come sarà la qualità media dei miei futuri video. Ovviamente non tutti li farò poi con questo obiettivo, i primi li farò con questo obiettivo, poi la maggior parte li farò con 50 mm e qualcosa la farò anche con questo, ovviamente, perché è un obiettivo molto molto bello con una sfocatura veramente fantastica, perché a me piacciono gli obiettivi con un'ottima sfocatura e questo è uno degli obiettivi che mi dà una sfocatura eccezionale. Con questa fuoco automatica ho trovato un compromesso, diciamo, impostando la mirrorless in AFS-AFF, che significa autofocus singolo slash autofocus flessibile, e riesce più o meno a mettere a fuoco abbastanza decentemente. Ora, a volte non mette a fuoco, a volte sì. Comunque sia, non è un grandissimo problema, anche perché esiste, ora non ho qui il telefono, esiste un'applicazione della Panasonic chiamata Panasonic Image App che mi consente di collegare in wifi la mirrorless al telefono e poter quindi controllarla e vedere e monitorare anche con proprio lo stesso schermo che si vede nella mirrorless, si vede anche sul telefono, e mi consente appunto di poter monitorare in tempo reale messa a fuoco, shutter, ISO e quant'altro. Inoltre, una cosa sorprendente di questa telecamera è anche il microfono integrato. Come potete sentire, è un microfono integrato decente, abbastanza buono, e al momento non sto utilizzando nessun altro microfono esterno se non quello incorporato della GH5 stessa. Si può sentire benissimo la qualità dell'audio. Se ad esempio faccio cadere queste viti, si sente perfettamente bene, nonostante la telecamera sia molto distante da dove sono io in questo momento. Per farvi capire, io adesso faccio una foto da dove sono seduto io in questo momento a dov'è la telecamera e vi faccio vedere quanta distanza c'è.
come potete vedere, non è molto vicina a dove sono io, è partito il flash da solo, non so per quale motivo, eppure si sente abbastanza bene. Adesso la telecamera è ancora più distante di come era prima da quando ero seduto sul divano. Più o meno forse il doppio o un pochettino di più. Vi faccio adesso la foto per farvi vedere la distanza che c'è tra me e la mirrorless, in modo da avere un'idea di quanto sia decente il microfono integrato. Potete vedere che non è per niente vicina. E inoltre notate anche l'obiettivo come ottimo perché 42 mm. Ottimo obiettivo. Questo è un clip registrato in 4K a 8 bit a 60 fps, giusto per farvi vedere la differenza di qualità tra il 1080p e il 4K in maniera molto veloce. Ad esempio, io posso croppare questo video su Premiere, Sony Vegas, su After Effects, fare degli effetti e la qualità dovrebbe più o meno rimanere quasi invariata, quindi anche se io zoom un pochettino col panecropping su Sony Vegas non dovrebbe sgranare come invece sgrana un video registrato in 1080p, come ad esempio all'inizio di questo video quando ho fatto lo zoom sulla scritta DCGH5 sulla scatola della Panasonic e il video è registrato con la 550D e il 1855 come obiettivo. Tuttavia non posso fare video molto lunghi in questa risoluzione con questa scheda SD per il semplice motivo che non ho molto spazio, perché questi video occupano tantissimo spazio. 3 minuti di video occupano 3 GB. Di conseguenza, figuriamoci un intero video registrato in una sola registrazione da 10 minuti. Quanto occuperebbe. Ma il clip di poco fa non era il tipo di clip più pesante che si può registrare con questa telecamera. Infatti, in questo momento sto registrando un clip in cinema 4K. Questi video pesano tantissimo, veramente. Infatti, mi segnava adesso sulla telecamera stessa che avevo circa 8 minuti rimanenti di video con in questa modalità. Quindi, non posso solamente fare un video molto lungo in questa modalità. Però questa modalità è vincolata a 24p. Di conseguenza il frame rate standard da cinema e la qualità, diciamo, standard da cinema, ovviamente con le lenti adatte, ovviamente con la luce ideale che non è questa, e ovviamente per favore utilizzando delle ISO basse. Perché adesso passiamo all'argomento ISO, low light, ma prima un attimo solo che torno a 1080p perché altrimenti mi mangio tutta la scheda SD in un attimo. Moltissima gente si è lamentata della Panasonic Lumix GH5 per due motivi. L'autofocus, di cui ho già discusso, e credo di non aver problemi su questo punto di vista, perché sinceramente l'autofocus continuo, lento, veloce, istantaneo, come a me sinceramente non interessa, mi basta soltanto che lo faccia. Rispetto alla 550D, a me basta semplicemente che lo fa, poi se lo fa veloce quando la Sony lo fa lentissimo, questo sinceramente non mi interessa più di tanto, perché passando dalla 550D che completamente non lo fa mentre registra, già questa lo fa, è già qualcosa. Ok, non so se l'ha fatto. Comunque sia. Il low light, il problema del low light, il problema dell'ISO. La GH5 ha una sensibilità ISO abbastanza delicata, perché il sensore non è un full frame, di conseguenza non entra moltissima luce, vi consente di usare delle ISO alte senza sgranare. Infatti alcuni clip che ho registrato ieri sera avevano un po' di sgranatura, un pochettino di sfarfallio, ecco. Ora non ho ancora revisionato questi clip che ho appena registrato, però dovrebbero averne di meno, potrebbero anche averlo uguale, questo ancora non lo so. Le ISO in teoria non vanno mai messe oltre i 800, normalmente, anche in fotografia, perché poi si incorre appunto nel rischio dello sfarfallamento dell'immagine, sia in fotografia che in videomaking. Comunque sia, usando delle luci adatte, che non sono queste, è possibile utilizzare anche i 100, i 200 di ISO e avere delle riprese luminosissime. Quindi
Non sforzate troppo la Lumix GH5, GH4 con ISO troppo alte, perché otterrete soltanto questo. 12.800 di ISO, 6.400, 3.200, 1.600, 800, che è quello che ho usato finora in questi clip, 400, notate che diventa più scura l'immagine, 200, praticamente quasi notturna, e automatica, quella da evitare perché tende a portare le ISO in valori molto alti, tipo 1.600 o anche 3200, e questo non va assolutamente bene. Di conseguenza io di solito uso 400 oppure 800 a seconda dell'illuminazione dell'ambiente e a seconda appunto della scena che devo girare. Una funzione molto interessante della Lumix GH5 è il cosiddetto focus pulling. Una modalità che consente di avere una transizione di messa a fuoco da un punto A a un punto B ad anche un punto C, massimo 3 punti. Questo consente di fare appunto una sorta di carrello di focus, semplicemente utilizzando il software della telecamera stessa. Si impostano i 3 punti o 2 punti, quello che volete, manualmente con la messa a fuoco manuale dell'obiettivo stesso, e poi si può anche toccare sullo schermo per passare da un punto A, come in questo caso sto mettendo a fuoco quella scatola Trust e quel pacchetto di chipster, al punto B, che sarebbe il PC sul primo piano. Potete vedere, ha fatto una messa a fuoco fluidissima che sarebbe stata difficile da realizzare a mano. Quindi rivediamo adesso, torniamo sul punto B, che sarebbe la scatola di chipster con sopra la scatola della Trust e i fiori, al punto A, che sarebbe invece il PC in primo piano. Di nuovo un altro clip veloce di focus pulling. Passiamo dalla posizione A, in cui ho messo a fuoco questo case, alla posizione B, in cui andrà a mettere a fuoco l'Olivetti M443S sul fondo. Potete vedere, è un ottimo focus pulling, molto fluido e bellissimo. Che dire, è una feature che userò tantissimo perché farò moltissimi video, soprattutto per le recensioni di alcuni prodotti. Questo sarebbe utilissimo per poter fare quelle riprese fluide che si vedono in alcuni video su YouTube, come ad esempio queste clip che state vedendo adesso in questo momento. In conclusione di questo unboxing slash anteprima della GH5 abbiamo visto un po' di caratteristiche, non tutte perché ce ne sono ancora tante altre. C'è ad esempio la fotografia in 6K, c'è la possibilità di fare dei video in 6K a 30 fps, è possibile poi fare delle foto in cui la telecamera mette praticamente a fuoco tutto, e poi dopo che si scatta la foto è possibile scegliere dal touchscreen i punti della foto che si vuole mettere a fuoco. No, una cosa del genere, non l'ho ancora provato, però comunque c'è anche questa funzione nella ghiera a sinistra della telecamera. Inoltre poi c'è la possibilità di fare dei timelapse con la GH5 stessa ed esportarli già in video direttamente. È possibile anche fare degli slow motion a 180 fps in 1080p. Ed è qualcosa di veramente ottimo per alcune scene, e ci sono quindi tantissime altre caratteristiche che non ho approfondito in questo video, però comunque ci sono. E detto questo, per adesso è tutto, e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao a tutti!